Amici di Futura Channel, ben trovati al nuovo appuntamento settimanale, la nostra rubrica sportiva Futura Sport. Anche in questo appuntamento classifiche, risultati, interviste, vediamo allora di cosa parleremo oggi. Molte sono state le note positive venute soprattutto dai giovani schierati, da Mister Mineo, che durante la stagione agonistica hanno calcato, spesso da esordienti assoluti, campi di tutto rispetto e sui quali si potrà contare in futuro per costruire il Bagheria del prossimo anno. Ecco quanto ha dichiarato Mister Mineo. Grazie ai tifosi per l'affetto dimostrato, per la pazienza, perché a volte le cose non sono andate bene, ma chiedo di avere ancora più pazienza, di stare vicini alla squadra e di venire sempre allo stadio. Fin quando sarò alla guida del Bagheria, ha proseguito, prometto di onorare la maglia perché è importante e mi preme di più. Ribadisco, stateci più vicino. Il Bagheria quest'anno potrà dire di aver disputato una stagione ad altissimi livelli, prendendosi soddisfazioni sia in prima squadra sia nel settore giovanile. La prima squadra da matricola si piazza alla fine al quinto posto assoluto dietro formazioni molto più esperte quali Geraci, Gangi e la Sant'Angiolese, e considerato che si era partiti per disputare un buon torneo, può dire di aver centrato appieno l'obiettivo stagionale. La formazione juniores ha vinto il suo girone secondo le regole, perdendo di fatto lo spareggio con il Castelbuono. La formazione allievi, anch'essa da matricola, si è salvata con largo anticipo, mantenendo la categoria ed accarezzando anche a volta la possibilità di potersi inserire nella lotta per i playoff, cosa poi svanita per via di qualche passaggio a vuoto. I giovanissimi hanno vinto il loro torneo ed anche il settore giovanile del calcio a 5 sta andando avanti, sommergendo di reti gli avversari che mano a mano si presentano al loro cospetto. Proprio il calcio a 5 del Bagheria ha chiuso la regular season al secondo posto dietro la corazzata Mabonat, togliendosi anche la grande soddisfazione di vincere in casa la Final Four, cedendo poi solo al cospetto del Molfetta dopo aver passato anche il turno successivo con il Saracena, e già pensa al prossimo impegno di sabato 5 maggio, quando proprio al palazzetto di Bagheria sarà di scena alle ore 17 la finale del playoff con l'Acragas. Tuttavia, in queste note positive dobbiamo annoverare quella che è l'unica nota negativa, ovvero il fatto che ormai da anni il Bagheria gioca praticamente sempre in trasferta, vista la perdurante chiusura dello stadio comunale. Nella pallacanestro è stato un fine settimana glorioso per la Eagles Basket Palermo, che è riuscita a strappare gara 3 alla Virtus Aeromotor Ragusa per 77-73, staccando il biglietto per la finale playoff di Serie C di pallacanestro contro l'Alfa Catania, ma ancora più importante, arrivare a giocarsi le fasi nazionali per la promozione in Serie B. Una gara 3 che ha rispecchiato in tutto e per tutto l'intera serie di semifinali finale tra Eagles e Ragusa, incerta, equilibrata, con le due squadre che se la sono giocata sino in fondo. Allora andiamo a sentire le parole del post gara da parte del capitano della Eagles Basket Palermo, Dario Dragna. Forse non una bella partita, ma sicuramente è stata una partita di cuore. Diciamo che oltre alla stanchezza, oltre a qualche difficoltà che comunque ci può stare, abbiamo messo un'altra volta da parte il cuore, l'orgoglio. Siamo 5 ragazzi palermitani, 2 stranieri, credo che non bisogna aggiungere nient'altro, anzi posso solamente fare complimenti a tutti i ragazzi di Palermo, soprattutto perché non ci siamo mai disuniti, non abbiamo mai avuto... con la fascetta! Non abbiamo mai avuto tipo questo, che è cresciuto tantissimo, insomma... per me è un motivo di orgoglio, sono orgoglioso. Un gruppo davvero incredibile. Soprattutto per i ragazzi palermitani, che qualcosa la sappiamo fare. E non mi prolungo in altri discorsi. Abbiamo messo il cuore, siamo contenti, ora siamo alla fase successiva. Questo era l'obiettivo nostro, andarci a giocare gli spareggi, come ho detto un mese fa. Forse a un certo punto era improbabile come cosa, però poi alla fine insomma siamo riusciti.
Vi ricordiamo che da domenica 29 aprile potete continuare a seguire le nostre rubriche sul nuovo sito www.futuravision.it, che nella stessa giornata pubblicherà in esclusiva assoluta un reportage sulla recente festa di San Giuseppe di Bagheria. Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo. Arrivederci.